Ciao, sono un ingegnere e questo è il mio modo di lavorare in legno. Oggi costruiamo una camera di lievitazione. Ciao a tutti e buon Natale! E il Natale quando arriva arriva, e quando arriva meglio essere preparati. Altrimenti chi li fa questi panettoni? In questo video costruiamo una camera di lievitazione. Cos'è una camera di lievitazione? La camera di lievitazione a temperatura controllata serve ad aiutare gli impasti a lievitare, soprattutto quelli più delicati, tipo pizza con le farine integrali o appunto pandoro e panettone. Se avete amici o partner che si dilettano con i lievitati, chiedetegli quanto è difficile. Il panettone per esempio ha bisogno di lievitare a 28 gradi costanti per ben 36 ore. E se costruiamo una camera di lievitazione, cioè... La cella di lievitazione è sostanzialmente una scatola coibentata all'interno della quale viene mantenuta una temperatura costante. Serve una fonte di calore per riscaldare la camera e un termostato per regolare la temperatura. In questo momento sto costruendo la scatola esterna. La camera è multistrato e giù in descrizione trovate il progetto completo, gratuito, con le misure dei pannelli da tagliare, le caratteristiche del termostato e del cavetto riscaldante. La parte forata è la presa d'aria per il termostato. E qui andrà alloggiato il display del termostato. Adesso realizzerò degli scaffali che saranno spinati alla scatola esterna per evitare che si vedano le viti dall'esterno. Gli scaffali servono per poter posizionare le griglie e le leccarde del forno in modo da realizzare un volume che sia modulare, esattamente come il forno di casa. Adesso unisco i pannelli laterali al pannello posteriore per iniziare a definire la scatola esterna. Monto il pannello inferiore, qui non mi preoccupo di utilizzare le viti perché tanto non saranno a vista. Keep it simple, stupid. Monto il pannello superiore e controllo se ho montato tutto a squadro. Questa canalina servirà a passare i fili di riscaldamento. Per dissipare meno calore possibile e tenere la temperatura costante inserisco una combentazione. Qui ho utilizzato del polistirolo spesso 5 cm. Costa poco, circa 5 euro al metro quadrato, lo trovate facilmente nei magazzini di materiale per l'edilizia. Ed è semplice da lavorare, basta una taglierina per polistirolo. Io ho montato la taglierina sul banco sega, in modo da poter utilizzare la guida per il banco sega e poter fare tagli ripetuti, puliti e precisi. Tac. Sulla coibentazione superiore poso una tubazione che servirà a far passare la sonda del termostato, che è essenzialmente un termometro. Se la temperatura scende troppo, il termostato accende la fonte di calore. Se la temperatura sale troppo, la spegne. E questo è quello che succede quando finisci i morsetti. Non importa quanti morsetti hai, ne servirà sempre uno in più. Ok, tempo di verniciare. Ho utilizzato un fondo bianco all'acqua e due mani di vernice, sempre all'acqua, entrambi atossici ed ecolabel. Una carteggiatina leggera e poi un vetrificante opaco, che è una finitura che personalmente mi piace tantissimo. Per la parte posteriore utilizzo soltanto il vetrificante. Qui realizzo il foro della maniglia, probabilmente avrei dovuto farlo prima di tinteggiare.
Per posizionare la cubentazione sullo sportello interiore ho piantato 4 piedini che serviranno a catturare il pannello di polistirolo e a tenerlo in posizione. Come sorgente di calore utilizzo un cavo riscaldante, di quelli che si usano per i terrari. La parte terminale del cavo è sostanzialmente una resistenza che dissipa calore, un po' come le vecchie lampadine ad incandescenza. L'altra parte del cavo è collegata al termostato, che l'accendo o spegno al bisogno per tenere la temperatura costante. La posizione della resistenza è asimmetrica, perché questo genera dei moti convettivi, che facendo girare l'aria contribuiranno a mantenere tutto il volume alla stessa temperatura, esattamente come succede con i termosifoni. Si evitano così che ci siano delle zone con temperature diverse. Qui ho sbagliato a collegare un filo e il termostato si è un po' arrabbiato. Ok, facciamo le prime prove. Impostiamo la temperatura a 28 gradi e come vedete il termostato registra una temperatura inferiore e quindi accende la resistenza che fa riscaldare l'ambiente. E adesso è il momento di impastare. Come potete sentire, anche qui sarebbero necessari gli otoprotettori, ma mia moglie stranamente non li vuole utilizzare. Adesso è il momento di lievitare a temperature diverse per 36 ore. Poi altre 6 ore di riposo. E poi alla fine ci possiamo servire. Ma la camera di lievitazione fa solo toast, pizzette come queste? Giù in descrizione trovate il link con il progetto completo gratuito. Trovate le dimensioni di tutti i pannelli da tagliare e il montaggio e anche l'elettronica da acquistare. Quindi il termostato e la resistenza. Se vi è piaciuto il video mettete un mi piace, se avete commenti o dubbi scrivete un commento qui sotto e sarò ben felice di rispondervi. Condividete il video con i vostri esperti di panificazione o di lievitazione che conoscete e iscrivetevi al canale. Cliccate qui.